Ciao a Ciao tutte! L'Irene oggi è la videomaker. sì. Invece io oggi volevo parlarvi di questo bambino. Di questo bambino che è un po' cicciottello rispetto ai classici fratellini. Questo bambino è un po' cicciottello perché non è altro che il nuovo smalto che fa parte della collezione autunnale d'Erin Game. In particolare questo bambino si chiama Intuition Wine perché, come vedete, il colore è molto sempre a vinaccia. È il numero Ed è 04. Un molto bambino. viziatello questo bambino, perché è un video solo per lui. Sì, questo bambino è cresciuto un po' viziato, l'ho trattato troppo bene, infatti gli dedichiamo un video solo per lui. Però questo bambino non si sa se farà una brutta fine o una buona fine, perché io non l'ho mai provato e infatti voglio vedere se è un bambino che promette le sue attese. Sapete quando i bambini si dice che sono dei bravi bambini, sono bambini educati, poi alla fine si rivelano dei maleducati. Quindi io questo bambino voglio testarlo. In effetti mi sono scritto un fogliettino su questo bambino e dice sul sito direttamente by Kiko: smalto colore pieno, no, sì, smalto colore pieno, effetto glossato. La formula è stata arricchita con un elevato numero di pigmenti per offrire un colore corposo e omogeneo, effetto gel. Il film, elastico e resistente, copre la superficie delle unghie alla perfezione. Non necessita dell'utilizzo di lampada UV. Quindi io adesso voglio testare questo bimbo, vedere se fa le sue promesse, perché a me ogni tanto piace l'effetto gel. Alcune volte no, infatti utilizzo degli smalti normali, però alcune volte mi piace invece vedere questa laccatura sulle unghie. Quindi adesso lo applichiamo. Unica premessa, non La badate alle mie leccata di unghie. mucca sulle unghie. Sì, che sono di una lunghezza irregolare, sono anche un po' macchiate perché ho usato uno smalto, no, per non fare il film sulle unghie, ho usato uno smalto molto, di un rosso molto cattivo e quindi sono rimaste un po' di righette. Comunque so che voi non ci fate caso, anzi, voi pensate che io non vi veda, ma io vi vedo. Vedo alcune di voi che, anzi tutte quelle che seguo di voi, che nei vostri video avete delle unghie dure, forti, bianche, che quasi escono dallo schermo quanto sono lunghe. Per Quindi, ragazze graffiarci. mie, tenete a voi i vostri segreti di bellezza e condividetemeli con questa povera carista che ha delle unghie che sono veramente da rottamare. Vi lascio all'applicazione. Ecco. Eccoci qua. Intanto mi hanno mangiato 50 zanzare dappertutto, mentre mi stavo stendendo lo smalto, l'Irene mi ha detto che era attenta perché avevo una zanzara sulla palpebra, stasera mi trovo un bel brufolone sulla palpebra. Comunque, opinioni del nostro bambino 04 Intuition Wine. Allora, la stesura per me è risultata ottima perché io sono abituata a alcuni smalti di Chanel e vengono su ma veramente dei pasticci. Invece questo qua ha veramente la stesura ottima. E poi, allora, dopo, vabbè, la prima passata, ma come tutti gli smalti, il risultato non era troppo soddisfacente. Troppo Invece, sì, brillante. troppo brillante, troppo effetto gloss. Però la seconda passata invece è venuto così e io sinceramente Sa, sono molto vediamo. contenta. Dimmi un po' Vediamo. te come fa. Aspetta, sì, qua si vede abbastanza. Muovi un po'. Vediamo un po'. Sì, ok, da questa parte si vede abbastanza. Oddio, bello. Sono molto soddisfatta, Bello, bello. devo dire. Parte un po' lunghette, però è Sì, a bello. parte un po' le unghiette, come vi ho già detto, fate le brave, non ammazzatemi, non bastonatemi, anzi. Però devo dire che l'effetto mi è piaciuto molto, mi piace molto. Adesso non so, magari domani si scheggia, domani va via, però quindi la durata ancora da testare per questo bimbo. Però l'effetto lucido che promette, C'è! per me c'è. Quindi per adesso il bimbo è Promosso! promossissimo bimbo. Speriamo di comprare altri bimbi perché anche le mie unghie lo richiedono.
Basta zanzare, sì, non basta, le sopporto più. Non posso più, vado a mettermi l'autan. Grazie per aver visto questo video, ci vediamo con il prossimo. Vi ciao a tutto! Ciao, ciao a tutte! Ciao, ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutto! Allora, urge un aggiornamento. Io vi avevo salutate, sperando di non sentirci mai più per questo. Il nostro fratello non capisce niente. No. Vi abbiamo detto mille volte, vai di là telefonare. Sto parlando a telefono con mia zia, vai di là telefonare. Cioè, gli unici cinque... Sergio, vai un po' più in là, perché sentite mio fratello, non sentite me. Io speravo di non risentirci mai più. Ero rimasta con un giudizio positivissimo di questo bambino. In realtà non potevo non farvi l'aggiornamento. Questo è una ciofeca. Perché? Aia. Sì, sono proprio cattiva. Aia. Incattivita. Ieri quando ho fatto il video ero veramente, ma veramente soddisfatto. Ho detto 7 euro spesi. Ah, comunque, facciamo anche un saluto a Cristiano. Ciao Cristiano. Chi è Cristiano? Cristiano è il tuo amico sulla guancia. No, io Chiara e Cristiano. Paolo. Io l'avevo chiamato. Ah, Paolo, ok. Ciao Paolo. Paolo. Cioè, da un giorno all'altro qua. Ma siete d'accordo sullo smalto tu e Paolo? Certo, anche lui è molto d'accordo con me. Io e Paolo siamo d'accordo che questo smalto è una ciofeca. Perché io ero veramente contenta. Non so se avete visto nel video che ero veramente soddisfatta. Promosso! Promossissimo, contentissima. Dopo mezz'ora lo smalto è cominciato a diventare opaco. Opaco, quindi aveva perso quella lucidità. Ho detto facciamo un'altra passata. Quindi ho fatto 3 passate e già lì un po' mi stava venendo nervoso perché ho detto va bene, 2 passate le faccio con qualsiasi smalto, però questo smalto effetto gel dovrebbe dare un effetto top anche solo dopo 2 passate. Già fra 3 passate adesso non è che siamo tutto il giorno a guardarci in faccia a non far niente, ognuno ha le proprie cose da fare. Poi ancora, è ancora opaco, allora ero lì dopo cena, facciamo una quarta passata. La mattina mi sono svegliata con la forma del cuscino sulle unghie. E fammi vedere, insomma, non è molto quindi, luminoso. È uno smalto normalissimo. Normalissimo, senza... gel da 7 euro di smalto, quando in realtà avevo portato un po' di dupe. Questo qua, gel effect, quello di Laila, che avevo preso su Donna Moderna, avevo risparmiato un casino. Oppure c'è questo semplicissimo di Kiko, uguale, che è praticamente colore identico. L'effetto è simile, anzi praticamente identico se non meglio, se non migliore, perché comunque un effetto del genere lo fate con uno smalto semplicissimo di Kiko che costa la metà della metà della metà e un semplice top coat. Ad esempio io ho questo top coat in gel di Kiko che va benissimo, mi funziona benissimo e quindi io non vedo perché avrei dovuto spendere 7 euro. Mai più! Quindi la prossima volta questi 7 euro... Mio fratello intanto mi sta parlando sopra, dopo ne prende, e quindi questi 7 euro io la prossima volta magari li uso per prendermi gelati, 7 gelati, 14 ghiaccioli, che ne so Irene, cosa potremmo prendere? Di tutto! Di tutto, insomma, non sapevo per Kiko poche erano in acquarella perché a mai più arrivederci. Quindi, bimbo, io ti abbandono, ti metterò perché ti finirò, però non mi sei piaciuto per niente. Quindi sei bocciato! Bocciato! Ci tenevo a farvi questo aggiornamento perché sono molto delusa. Quindi ci vediamo con il prossimo video. Buona giornata! Ciao! Buona giornata, ciao.